Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai. In una città viveva un giudice che non temeva Dio né aveva riguardo per nessuno. In quella città c'era anche una vedova che andava da lui e gli diceva: «Fammi giustizia contro il mio avversario». Per un po' di tempo egli non volle, ma poi disse tra sé: anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente a importunarmi. E il Signore soggiunse: ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti, che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra? Parola del Signore. Ecco, quando ci raduniamo per la messa di domenica, l'Eterno Padre agisce nei nostri cuori e anche a volte all'esterno di noi per portarci a un'esperienza più profonda della risurrezione di Gesù. Ecco, se noi fossimo meno ignoranti e capissimo un poco di più il senso della domenica, saremmo proprio concentrati in questo impegno, in questo pensiero, conoscere la potenza della risurrezione di Gesù. Per questo Dio ha istituito la domenica attraverso la storia della Chiesa e per questo ha fatto risorgere Gesù di domenica, non di sabato, che era la festa ebraica più importante, ma di domenica, per dire che lui fa una cosa nuova, proprio nuova, è un giorno nuovo. E in questa domenica il Signore ci dà una grande grazia per uno dei momenti, delle esperienze più drammatiche della nostra vita. Qual è questa esperienza su cui cade la grazia di oggi? È l'esperienza della ingiustizia, dell'ingiustizia. Tutti noi in certi momenti facciamo questa esperienza, che siamo colpiti da ingiustizie, a volte negli affetti, soprattutto nella vita coniugale, a volte nel rapporto con i figli. Vediamo che non c'è una corrispondenza. Io ho conosciuto tanti di questi dolori e ci sentiamo veramente trattati ingiustamente, qualche volta traditi, qualche volta abbandonati. Poi non è solo in questa sfera, ma anche a volte nella sfera economica. Dopo aver faticato tanto tempo, aver studiato tanto, vediamo che ci viene meno la giusta ricompensa, altri con dei privilegi ingiusti ci passano avanti, eccetera. A volte l'ingiustizia è anche un po' esterna al largo. Vediamo per esempio adesso che c'è scoppiata questa terribile guerra in Ucraina, quante ingiustizia,
per tutta quella povera gente, compresi i militari russi che a volte vanno a combattere senza sapere la fine che faranno. Quanta ingiustizia anche all'esterno, ma questo non è il peggio. Il peggio è che attraverso di queste esperienze dolorose può nascere in noi il dubbio sulla bontà di Dio. Perché nell'esperienza di ingiustizia, noi che abbiamo un poco di fede, non dico assai, ma un poco almeno, spesso preghiamo. Diciamo, Signore aiutami, vedi questo figlio così malato, così storto, aiutami, guariscilo, fai qualcosa. E così nei rapporti coniugali, e così quando ci muore qualcuno. Signore, intervieni, fai qualcosa. E anche lì a noi sembra che Dio sia come questo giudice della parabola. I giudici di per sé dovrebbero essere quelli che aiutano a fare giustizia, soprattutto per i poveri, quelli più deboli. E invece vediamo nella vita come va, già anche in Israele era così, che si mettono d'accordo con i potenti e imbrogliano i poveri, lo vediamo anche tra gli avvocati a volte, eccetera, eccetera. Ma non è lì il problema principale, che attraverso queste ingiustizie del mondo viene a noi una idea sul fatto che Dio, pure lui alla fine è giusto, perché resta a guardare senza intervenire. Ma ti vuoi svegliare, Signore, perché non mi aiuti? Io vado in messa tutte le domeniche, cerco di pregarti, cerco di ubbidire i tuoi comandamenti, e tu non mi ascolti, Signore. Ecco, quindi c'è questo dramma dell'esperienza, dell'ingiustizia umana che diventa una tentazione forte circa la bontà di Dio e circa la sua potenza. C'è stato un filosofo ateo che diceva: o Dio non è onnipotente o non è buono. Perché se fosse padre onnipotente, tutte queste malvagità non le permetterebbe. Ecco, allora nel Vangelo di oggi c'è la risposta a questo dramma che vivevano molto anche le comunità antiche per le quali è stata scritta all'inizio questa parabola. Luca scrive per le sue comunità che stavano in Asia Minore. In quel tempo c'era una legge tremenda che bisognava fare omaggio, venerare come un dio la statua dell'imperatore romano. Questo per estendere il suo potere, usava anche la religione, e oggi anche si fa così, e voleva che tutti adorassero questa statua. I cristiani non l'adoravano e quindi erano perseguitati, non potevano lavorare, non erano ammessi alla vita sociale come gli altri, eccetera, eccetera. E quindi era una comunità in grande difficoltà. E San Luca, per aiutarli ad affrontare questa grande prova, difficoltà, scrive per loro questa parabola, la prende dai racconti di Gesù. Gli altri evangelisti non ce l'hanno questo racconto. E qual è l'insegnamento di questa parabola? L'insegnamento di questa parabola è innanzitutto che il Dio che ci sembra un giudice iniquo, in certi momenti sordo, non è il vero Dio. Difatti la finale della parabola è: Dio non farà giustizia ai suoi eletti, figli prediletti che gridano a lui. Questo. Secondo, anche quando Dio in certi momenti ti sembra sordo alle tue preghiere, devi perseverare nella preghiera se non vuoi essere sopraffatta dal male. Ho trovato una cosa interessante studiando questo Vangelo ieri sera, che il primo rigo che noi traduciamo così, Gesù insegna questa parabola per insegnare che bisogna pregare sempre senza stancarsi. Questa è una traduzione che viene dal latino. Però questo studioso diceva, secondo me ha ragione, la traduzione precisa sarebbe: per non
incattivirsi. In greco cattivo si dice kakos, e il verbo che c'è lì è enkakein, che significa diventare cattivi. Difatti, se tu fai caso, quando noi subiamo grandi ingiustizie, siamo spinti a diventare cattivi. Quello mi ha defraudato dei miei soldi, adesso io appena posso lo frego. Quello ha detto maldicenze su di me, adesso io quando vado in giro dirò qualcosa che so su di lui. Cioè l'ingiustizia che noi subiamo ci spinge a reagire male. Noi vorremmo fare giustizia, però alla fine anche noi aumentiamo quel male che ci ha colpito. E qual è il rimedio per non cascare in questo tranello? Perseverare nella preghiera, stare stretti nella preghiera. Se tu in quei momenti preghi e preghi di più, devi pregare di più con tutte le forze, come facevo nel Getsemani, gliela farai. E succederà una cosa che Gesù dice nel Vangelo, che sembra un poco strana. Non farà Dio giustizia ai suoi eletti che gridano a lui giorno e notte, farà giustizia prontamente. Anche qui c'è un verbo, c'è una parola greca che ci aiuta, entakei, che significa subito, ma significa anche all'improvviso. Dio agisce in queste situazioni drammatiche all'improvviso, quando meno te l'aspetti. Perché a volte fa crollare la situazione in un batter d'occhio. Quello che a te sembrava una trappola da cui non potevi uscire, l'Eterno Padre la va a finire in un secondo. Quasi all'improvviso. Tu dici, ma come è successo? Quindi l'insegnamento grande è questo. Nelle grandi prove, soprattutto in cui subisci ingiustizia, stringiti forte alla preghiera, non lasciare la preghiera anche se ti sembra che Dio sia sordo, perché Dio ascolta soprattutto in quei momenti, anche se tu non lo vedi, e esaudisce in un modo misterioso. E un primo modo con cui Dio esaudisce è di darti la speranza e spesso anche una certa consolazione, subito. E poi ti esaudisce all'improvviso facendo crollare, dopo un po' di tempo che sa lui, quella situazione che ti opprime. E concludo con un riferimento alla prima lettura, che è molto collegata a questo insegnamento sulla preghiera nelle difficoltà. Si tratta qui di una delle grandi battaglie che il popolo di Israele ha affrontato quando era nel deserto, in una località che si chiama Refidim. Infatti io la chiamo la grazia di Refidim. C'era una tribù terribile degli Amaleciti, comandata da Amalek, i quali erano dei predoni. Allora Israele camminava con le tende, così si spostava. Questi all'improvviso spuntavano e facevano razzie, uccidevano, prendevano uomini, delle donne, bambine, eccetera. E una volta il Signore, sapendo che questi venivano, parla a Mosè e gli dà le istruzioni. E come sono le istruzioni? Sono divise in due parti. Ci sono persone che vanno a combattere. Dice a Giosuè, prendi 100 uomini migliori che abbiamo e tu attacca. Non aspettare che arrivano loro, che sennò... Però poi fa un'altra cosa importante. Io salirò sulla cima del colle con il bastone di Dio. Dobbiamo ripeterla, perché questo è un proposito che il Signore ci vuol dare. Io salirò sulla cima del colle con il bastone di Dio. Forse tu non ci hai fatto caso, ma rileggi questa parte che è interessantissima. Si racconta che questo bastone di Dio è la preghiera,
la preghiera fatta con fede dal capo di Israele, Mosè, il capo di Israele. Lui non va a combattere con le armi, fa un'altra battaglia che è spirituale, direttamente spirituale. Va sulla cima del colle col bastone di Dio. Questo bastone non è quello per poggiarsi, per camminare, è simbolo della preghiera potente. Noi diremmo, dopo la venuta di Gesù, la preghiera nella potenza dello Spirito Santo. Io salgo sulla cima del colle, cioè vicino a Dio, e prego per voi con la potenza dello Spirito Santo. E osservate il racconto, che è proprio istruttivo. Dice che quando Mosè si stancava di pregare, perché la preghiera è un combattimento e a volte peggio del lavoro, e gli cadevano le braccia, sul campo di battaglia Israele perdeva e Amalek vinceva. Di questi si sono accorti i suoi collaboratori, Aaron e Ur, hanno visto questo fatto misterioso, che quando Mosè pregava con forza quelli vincevano, quando Mosè si scoraggiava e gli cascavano le braccia vinceva Amalek. Allora cosa hanno fatto? Hanno preso due pietre, le hanno messe sotto i gomiti di Mosè, perché il simbolo della preghiera è stare con le braccia alzate, e così Mosè ha perseverato nella preghiera di lotta e di fede, e Israele sul campo di battaglia ha vinto una vittoria piena. Adesso non vi sto a raccontare i particolari. Questo è un grande insegnamento per noi pastori della Chiesa e anche per voi laici, perché c'è una grazia per la vittoria vostra sul campo di battaglia che siete inseriti nel mondo, che viene dalla preghiera dei pastori, e io dico anche nelle famiglie, dalla preghiera del capo famiglia, dei papà. E una delle ragioni, questo aggiungo io, è una mia opinione, diciamo, riflettendo sulla situazione della Chiesa, una delle ragioni per cui la Chiesa oggi è tanto debole in molte cose è che i pastori non vivono questa vocazione, non salgono sulla cima del colle con il bastone di Dio e sono, come si dice, calamitati, tirati dalle varie mansioni che dovreste fare voi laici. Mi ricordo quando io ero giovane, non ero neanche sacerdote ancora, era più di 40 anni fa, una quarantina d'anni fa, in una predica che ho sentito nel santuario della Madonna di Trani, di Fatima Trani, era venuto a parlarci Enrico Medi, un grande scienziato, molto credente, eccetera. Lui a un certo momento, questo ci aveva proprio una... A un certo momento si rivolge a noi, c'era io con e poi alcuni sacerdoti, e fa: dovete stare davanti al Santissimo per noi, di correre di qua e di là a costruire le case, a commerciare e a fare tante cose, siamo capaci noi, ma intercedere con potenza per la nostra salvezza siete capaci voi. Allora noi dobbiamo chiedere al Signore che noi pastori facciamo bene questo compito, e poi li dobbiamo aiutare. Il vostro compito è quello che ha fatto Aronne e Cur. Cosa hanno fatto Aronne e Cur quando hanno visto che Mosè si era stancato? Non gli hanno detto: poverino, vieni che adesso preghiamo noi. Hanno preso due massi, gliel'hanno messi sotto i bracci, gli hanno detto: prega, vai avanti, noi ti aiutiamo. Il vostro compito è aiutare i sacerdoti a fare bene la loro missione e non distoglierli dalla loro missione chiedendo cose che dovete fare voi, aiutandovi tra di voi. Adesso chiediamo al Signore che ci aiuti a
fare tesoro di questa parola e a uscire vittoriosi dalle prove delle ingiustizie che a volte dobbiamo attraversare. Diciamo così, Signore Gesù, Signore Gesù, grazie che ci hai fatto arrivare a questa nuova domenica. Facci sperimentare la potenza di Gesù risorto. Facci sperimentare la potenza di Gesù risorto. Rivelaci il senso delle nostre prove. Dacci il segreto per vincere le ingiustizie. Dacci il segreto per vincere le ingiustizie. Fa che da ogni ingiustizia usciamo più santi. Fa che da ogni ingiustizia usciamo più santi. E non siamo trascinati verso la cattiveria. E non siamo trascinati verso il vizio e la cattiveria. Così sia. Così sia.